Benvenuti a tutti quelli che guarderanno questo video. È saltata la registrazione? No, è tornata, perfetto. Benvenuti a tutti quelli che guarderanno questo video. Anche oggi siamo qua a parlare di miti e di costellazioni con Guido Piccione, il nostro socio, e detto anche il Giove del gruppo Astrofili Groane. Non esagerare. Ieri ha fatto gli anni, non diciamo quanti, però li ha fatti ieri, auguri. E quindi appunto oggi continueremo il discorso che abbiamo iniziato l'altra volta parlando delle costellazioni primaverili, quindi in particolare di quelle tre stelle che sono più importanti nel panorama primaverile, che sono appunto quelle del triangolo primaverile. Settimana scorsa abbiamo parlato di Spica, di Arturo, e oggi invece parleremo di De Nebola, che si trova nella costellazione del Leone, che adesso vi faccio vedere con Stellarium, il nostro simulatore, dove si trova. Allora, abbiamo aperto Stellarium, come vedete sempre di giorno, perché si regola con l'ora del computer, che è regolata attraverso internet. Ma andiamo avanti il tempo, facciamo arrivare la sera, ok, tra poco, perfetto. Un po' più avanti, ottimo, perfetto. Abbiamo messo verso le 10 di sera e quello che vediamo nel cielo appunto sono tre stelle molto luminose: Arturo, Spica e la terza, De Nebola, che fa parte di una costellazione su cui adesso si trova anche la Luna, tra parentesi, che è molto interessante. Questa costellazione è la costellazione del Leone, eccola qua. Astronomicamente parlando è molto interessante perché comunque è in una zona fitta di oggetti celesti, anche se probabilmente l'aspetto per cui è più nota ed è anche forse il più spettacolare è il fatto che in questa posizione tra queste due stelline, 1 e 2, in mezzo si trova un oggetto molto molto interessante che qui su Stellarium si intravede. Sono queste tre galassie. Adesso ho preparato un'immagine che vi faccio vedere subito, eccola qua, più dettagliata, presa da Wikipedia. E appunto sono tre galassie, sono tre oggetti, M66 e questo qui è un NGC qualcosa che non mi ricordo, ma non è importante. La cosa interessante è che sono messe in tre posizioni diverse, una è messa di fronte, una è messa un po' di spiego e l'altra è messa completamente di taglio, fungendo un po' da manuale di come sono fatte le galassie. È un oggetto spettacolare, non è difficile da vedere anche con il binocolo, si può osservare qualcosa, ovviamente non si vede così, però si percepisce la presenza degli oggetti, specialmente di questo che è M66, che è il più luminoso di tutti. E quindi se siete interessati anche a capire come funziona un binocolo e ad usarlo in astronomia, andate a vedere gli altri video sul canale YouTube del gruppo Astrofili, perché c'è un video che parla proprio di questo, di questo argomento, proprio del binocolo. Detto questo, torniamo a Guido, che ci racconta un po' il mito. Esatto, a questo punto metto buongiorno a tutti. Grazie per gli auguri, Luca. Prego. Parlo di questa costellazione, che è una costellazione antichissima, la costellazione del Leone. Voi pensate che i primi sono stati i Sumeri che hanno individuato questa costellazione. Se l'hanno proprio chiamata la costellazione del Leone, e il nome in sumero è Urgula. 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 La stessa costellazione l'hanno gli egiziani. E qui dovrei raccontarvi la storia della mitologia egiziana, ma sorvoliamo ovviamente. Ma anche per loro è un leone. Sempre la costellazione del Leone. E anche loro la chiamano Leone. Anche gli arabi hanno la stessa costellazione, la costellazione del Leone, tanto vero che molti nomi di queste stelle sono in arabo. E perché sono in arabo? Perché Tolomeo, che è stato l'ultimo grande astronomo, ha scritto un libro che si chiama Almagesto, che è stato nei tempi antichi
riscritto dal greco in arabo. E noi l'abbiamo ritrovato scritto in arabo e da qui abbiamo preso i nomi delle stelle. Ed ecco perché molte stelle, tantissime stelle, hanno le iniziali, li iniziano con Al, che è proprio la caratteristica della lingua araba. E difatti la, una stella famosa di questa costellazione si chiama Al-Jeba, che vuol dire la fronte del leone. Oppure anche Denebola è un nome che deriva dal greco e che significa la coda del leone, anzi forse ancora meglio i peli che ci sono sulla coda del leone. Quindi, come vedete, questa costellazione arriva proprio dai nostri antichi genitori. Tante stelle iniziano appunto per Al, mi viene in mente Aldebaran, mi viene in mente Altair. Esatto, sono tutte di origine araba, anche se inizialmente avevano dei nomi invece grechi. Poi sono stati persi proprio per questa traduzione, dopodiché noi l'abbiamo ritradotte in latino, perché è intorno al 1000 che è stato, 1100-1200 che è stato ritrovato questo, l'Almagesto di Tolomeo, e abbiamo ritradotto questi nomi. E venendo invece alla nostra mitologia, il leone ha diverse storie, io ve ne racconto una, che è quella che deriva molto più probabilmente, la più si addice, è che fa parte una delle 12 fatiche di Ercole. E questo sarebbe il leone di Nemea, che è figlio di Echidna e di Ortro, che sarebbero due mostri della prima era, dopo il caos, quando si è formato il mondo, che sarebbero i figli di Flutto e di Gaia. Flutto sarebbero le onde del mare, e Gaia sarebbe, questo sappiamo tutti, Gaia sarebbe la terra. Hanno dato origine a Echidna e a Tifone. Echidna sarebbe una donna con il corpo finale da vipera, con il corpo da serpente. Tifone invece è un altro mostro che hanno dato origine a tutta una serie di mostri. Io sai perché conosco le Echidna? Sai cos'è l'Echidna? Tu sai cos'è l'Echidna? Un animale? Sì. L'Echidna è quell'animale, è tipo un porco spino su cui è basato il video, uno dei videogiochi più famosi della storia, che è Sonic, di questo porco spino che corre in giro, corre, salta. E niente, so cos'è un echidna per quella roba lì. Ecco, invece questa echidna qua ha questa caratteristica che qui ci sarebbe da raccontare, perché echidna ha generato sia il leone di Nemea, sia Ortro, che sarebbe il cane di Gerione, che è un'altra delle fatiche di Ercole, sia l'idra di Lerna, che è un'altra fatica di Ercole, le 12 fatiche di Ercole. Ma adesso ritorniamo al nostro leone, grazie che l'hai fatto vedere. Ecco, il nostro leone sarebbe il leone di Nemea. Ercole è chiamato a Nemea per fare, perché questo leone praticamente mette sotto quadro questa zona, mangia tutti gli animali ed è un animale intelligente, perché vive in una caverna, ma questa caverna ha una doppia uscita, un'entrata e un'uscita, e non si entra dalla stessa parte e si esce dalla medesima, ma c'è proprio un'entrata e un'uscita, e in questo modo il leone praticamente non viene mai
non si riesce mai a prendere. Ercole va su questo monte, capisce di questa trappola e chiude con un masso. Ercole, voi sapete che è fortissimo, no? Infatti si dice che tu hai una forza erculea, e chiude un'uscita. Dopodiché entra dall'altra parte e affronta il leone. Prima lo colpisce con una freccia, ma la freccia schizza via senza neppure ferire il leone, perché ha una pelle che è una specie di corazza. Allora capisce che lo deve affrontare in una battaglia corpo a corpo. Gli si avvinghia contro, lottano, riesce a prendergli la testa e lentamente riesce a torcergli la testa e quindi rompergli la spina dorsale praticamente, e lo uccide. Con le stesse unghie, zampe del leone, lo squarta, lo svuota, e dopodiché si mette la testa della pelle del leone, fa la sua corazza, e la testa se la mette sopra la sua testa. E voi avrete visto qualche immagine di Ercole con in testa proprio il leone, e diventa il suo simbolo, anche perché questa corazza praticamente lo aiuta e lo difende dagli attacchi dei nemici. Perché voi sapete che Ercole, e questa però è una storia che forse vi racconteremo in altra occasione, perché sapete tutti che Ercole ha una costellazione, la costellazione di Ercole, e qui bisognerebbe raccontarvi le 12 fatiche. Invece, stavo guardando su internet, in effetti è vero, Ercole spesso è rappresentato con, adesso ve lo faccio vedere, Ercole, immagini, sì, spesso è rappresentato con la pelle di leone, eccolo quello lì, l'hai fatto la vedere la testa, eccolo, sì, qua, sì, bello, non lo sapevo, interessante, difatti, ecco, anche il perché, sì, il perché è questo, perché lui ha ucciso questo leone che gli è costato molta fatica, e comunque è stata una delle sue fatiche. Per raggiungere l'immortalità, Ercole ha bisogno di compiere queste 12 fatiche, perché Ercole, che vuol dire in gloria di Era, Era sarebbe la moglie, la matrigna, perché la mamma è Alcmena ed è una umana, quindi sarebbe un'altra di quelle scappatelle di Giove. L'ennesima scappatella di Giove, e solamente che Era non lo ama questo figlio di Giove, e quindi per vedere di farlo morire, perché lei sa che il padre Giove lo vuole portare nell'Olimpo, lo costringe a fare tutte queste fatiche, le 12 fatiche di Ercole, che meriterebbero una storia. Un fratello di questo leone è un cane che si chiama Cerbero, e tutti voi sapete Cerbero. Tutti lo conoscono. E un altro invito che vi faccio, quando io vi parlo poi di questa mitologia, andate a vedere proprio su Google, come ha fatto Luca, i dipinti che ci sono su queste storie, e sono veramente interessanti, perché ci portano e ci costringono ad approfondire la nostra conoscenza. E dentro questa costellazione poi c'è la stella principale Alfa, quindi la stella che fa riferimento a questo triangolo sarebbe la Beta di Leonis, che è Denebola. Gliela fai vedere? Certo. Che sarebbe la coda del leone. Eccola, Denebola. Invece noi, la stella Alfa, sarebbe Regolo. Regolo. Ecco, quella lì, sì, eccola.
praticamente il cuore del leone, che vuol dire piccolo re, e che anticamente, però questa è una storia proprio così, prendetela, perché non so darvi riferimenti precisi. Comunque, fa parte delle stelle regali, ma le stelle regali persiane, perché deriva da un'antica... Persiane come le finestre? Sì, no, dei persiani della Persia, come le finestre. Per chiarire. Sì, ecco, e si chiamano, che chiamano le stelle regali. Sono quattro queste stelle e sono... Che i persiani identificavano ai quattro punti della terra, quindi erano il riferimento nord, sud, est e ovest, e queste quattro stelle sono Regolo, Aldebaran, della costellazione del Toro, quindi praticamente invernale. Sì, perché ce n'è una invernale, una primaverile, certo, una estiva e una autunnale. Quali sono le altre due? Allora, Regolo, Aldebaran, scusatemi, la Ormalaut nella costellazione del pesce australe, Quindi in realtà è una costellazione che noi vediamo di striscio, quella. No, ma che vediamo, sì, vediamo di striscio, ma che si vede. E l'ultima è la Alfa dello Scorpione. Aiutami, che il nome in questo momento mi sfugge. Non me la ricordo. Antares, che anche solamente il nome ha una storia. Antares vorrebbe dire contro Marte. Antares. Hai capito? Sì. Antares, perché Ares sarebbe in greco il dio della guerra, Marte. E Antares è una stella molto, molto rossa. Rossa, perché è una stella gigante. Sì, rossa, Antares. Esatto. È una gigante rossa e l'hanno chiamata Antares per questo motivo, contro Marte, perché Marte, voi sapete che è, vabbè, Marte ancora oggi lo sappiamo, lo vediamo perché abbiamo tutti quei rover che continuano a fotografarlo, e che probabilmente entro il 2040 forse metteremo piede anche su Marte. 2040 è un po' lontano, però pandemie mondiali a parte. Per voi non è lontano, per me 2040 è effettivamente un po' lontano, però va bene, speriamo di esserci e raccontarvi qualcos'altro. Ecco, così, quindi questo qui, queste quattro stelle vengono chiamate le stelle regali, però persiane. I persiani avevano una tribù, e qui troviamo un riferimento storico, una tribù che era quella che si interessava solamente delle stelle e dell'astronomia, ed era la tribù dei magi, e questo vi dice qualcosa, il Vangelo tutti lo conosciamo, i tre magi, ed era che erano appunto questi astronomi persiani, che facevano parte dell'etnia Meda, cioè i Medi, l'etnia Meda, bisognerebbe andarsi andare a vedere la storia, i Medi, che fanno parte di questo popolo persiano, e loro facevano parte della tribù dei magi, proprio incaricata della visione del cielo. E la costellazione del Leone è una costellazione che durante l'estate sorge
con la levata del sole, ed ecco che faceva molto molto caldo, ed ecco perché noi usiamo dire che arriva il Solleone. Solleone deriva proprio dalla costellazione del Leone. Poi ci sarebbe un'altra parola che si usa per il caldo, che è la canicola, ma deriva da un'altra costellazione. Canicola, che vuol dire dies caniculare, canicola vuol dire cane, perché nei giorni in cui c'è la levata eliaca della stella Sirio, Alfa Cane Maggiore, che ci sono i giorni più caldi dell'anno. Ed ecco perché noi usiamo dire che c'è, mamma mia che canicola che c'è oggi, per questo motivo, perché sono i giorni in cui c'è la levata eliaca della stella Sirio, che è la stella alfa del cane. Spiega cos'è la levata eliaca. La levata eliaca vuol dire quando sorge questa stella sorge immediatamente prima del sole, quasi insieme. Naturalmente noi non possiamo vederla perché il sole anche se Sirio è una stella brillante, molto brillante, anzi è la più brillante del nostro cielo, ma senza la presenza del sole, quindi del nostro cielo notturno, ma quando si levano insieme la si vede per un attimo, dopodiché arriva il sole e sparisce. Quindi quando c'è questo, quindi perché in cielo quando c'è il sole non è che non ci sia niente, c'è tutto, solamente che che il sole ci impedisce di vederlo, ma c'è tutto, certo. C'è tutto. Come facciamo a sapere che cosa c'è assieme al sole, quali costellazioni ci sono? Basta vedere le carte. Esatto, bravo, basta vedere le carte. Basta vedere le carte o usare un simulatore come quello che stiamo usando in questo momento. Cioè, io potrei banalmente mandare avanti il tempo, adesso qua di giorno, se noi andiamo a vedere il sole in questo momento si trova nell'Ariete. Esatto. Okay? E quindi, appunto, la cosa interessante poi sarebbe da effettivamente andare a vedere se la cosa della canicola è ancora valida, cioè se è ancora vero che quando c'è la levata eliaca, effettivamente è un periodo caldo, perché poi c'è anche il discorso della precessione degli equinozi. La precessione è di fatti quello che spalla tutto, che però è un altro argomento che apriremo un'altra volta. A questo punto vi volevo raccontare solo due parole su questa bellissima costellazione che si trova, che è la costellazione della Chioma di Berenice. Okay. È una costellazione che a me piace raccontare sia in questo contesto sia nei grandi amori in cielo. I grandi amori in cielo, e ce ne sono tanti, allora, e troveremo l'occasione per parlarne. Assolutamente sì. Allora, prima cosa, guardiamola astronomicamente, quindi dove si trova? Si trova in questo periodo, cioè si trova sempre tra la Vergine e i cani da caccia, o tra il Bote e il Leone in mezzo. Esatto. Astronomicamente parlando è molto interessante, perché in realtà, come abbiamo detto l'altra volta, all'interno della Vergine ci sono degli ammassi di galassie che si vedono bene, ma questi ammassi di galassie in realtà arrivano fino alla Chioma di Berenice e la lambiscono, tant'è che la cosa interessante, che adesso vi faccio vedere subito, è che all'interno della costellazione della Chioma di Berenice ci sono un sacco di galassie molto molto fighe da vedere, e qua ve ne mostro alcune come queste immagini le ho prese dal sito www.astronomia.com. c'è un articolo molto interessante sulla Chioma di Berenice dove racconta in parte anche la mitologia, ma è approfondito più sulla parte fotografica, molto interessante. Guardate che bella questa qua, sembra quasi la sombrero che c'è nella Vergine. Sì, molto molto interessante. Sempre a livello astronomico, la cosa interessante è che se noi guardiamo la costellazione della Chioma di Berenice dal nostro punto di vista, ci appare come un ammasso di stelline molto vicine. Però in effetti questi oggetti non sono vicini uno all'altro, perché quello che noi vediamo è solo la loro proiezione su un piano, cioè
quello che a noi ci appare di vedere. In realtà ho trovato questa modellizzazione sempre sulla stessa pagina di astronomia.com che fa vedere cosa, come sarebbero disposti questi oggetti nello spazio. Come vedete, si percepisce la tridimensionalità di questi oggetti. Ogni riga bianca indica la distanza a cui si trovano effettivamente gli oggetti più o meno uno dall'altro. È molto interessante, diciamo, è utile per spiegare il fatto che in realtà le costellazioni come le vediamo noi sono di fatto solo un disegno che ci inventiamo noi su un piano, ma in realtà quelle stelle una con l'altra non ci azzeccano niente. Giusto, Guido? Confermi? Esatto. Solamente è noi con la nostra fantasia che è là, con il nostro cervello che ci dà queste sensazioni. Quindi, tornando a bomba sulla chioma di Berenice, cosa mi dici? Raccontaci un po' la storia. Vi dico, ma molto velocemente, per non essere noioso, è una storia che ha un prologo vero, nel senso che nel secondo o terzo secolo avanti Cristo, Berenice, sorella di Tolomeo III Evergete, si sposano. Berenice ha una capigliatura bellissima. Scusa l'ignoranza, stiamo parlando ancora di Grecia, vero? No, stiamo parlando di Egitto. Egitto, ok, perfetto. Tolomeo si sposa con Berenice, ma immediatamente è chiamato ad una guerra e quindi non riesce nemmeno a consumare il matrimonio, e che deve partire per la come guerra. Come sei fine a consumare il matrimonio? Vabbè, a quei tempi si usava, forse, non lo so, adesso forse non si usa più. Comunque non riesce a fare questo, e Berenice, che è comunque ama Tolomeo, fa agli dèi una promessa: se il suo sposo ritorna vivo e sano, lei si taglierà i capelli e li darà in dono alla dea. Alla dea in questo caso sarebbe la dea Afrodite, che forse è qui mitologicamente dicono che sia la sua madre. Difatti Tolomeo torna vincitore e sano e salvo. Lei mantiene questa promessa, si taglia i capelli e porta i capelli all'altare di questa dea. L'indomani mattina il marito dice: beh, voglio vedere i capelli, si precipita in questo altare e non ci sono più i capelli. E naturalmente il re si arrabbia moltissimo e dice: come mai, dove sono andati a finire? E stava diventando un caso grave per lo Stato. E un certo Conone di Samo ha un'idea brillantissima. Lui è un astronomo e aveva visto in cielo che c'era una serie di stelle che non appartenevano a nessuna costellazione. Quindi dice: ma guardi Sire, che è stato che i capelli sono stati portati in cielo e si hanno formato una costellazione, che è la costellazione della chioma di Berenice. E ha messo insieme queste sette stelle, inizialmente erano sette, che si vedevano occhio nudo, di questa che formavano questa costellazione, e l'ha chiamata la costellazione di Berenice. In questo modo ha fatto contento ha salvato. Ecco come gli astronomi sono diventati poi i politici, coloro che consigliavano politicamente quello che bisognava fare e non fare, diventate astrologi. Da astronomi sono diventati anche astrologi. Certo, prima erano sovrapposte le due cose. Esatto. Studiava il cielo, poi dopo faceva anche le sue divinazioni. Le divinazioni, esatto. E non c'era imperatore che non avesse il suo il,
l'astrologo personale, che gli diceva quando e non quando combattere. E forse anche in tempi più recenti ci sono questi astrologi che consigliano, non so se è vero, ma ho sentito, ho letto da qualche parte, che anche i grandi industriali hanno gli astrologi. Assolutamente vero, assolutamente vero. Certe operazioni non le fanno se l'astrologo non gli dice sì. Hai il favore di, oppure hai intrigono, Tizio Caio e Sempronio. Ecco, ma questa è l'altra cosa. Ti dico anche un'altra cosa interessante su questo argomento, che ho, facendo un po' di ricerche per sulla preparazione di alcuni video, di alcuni argomenti, così mi è capitato, stavo cercando gli effetti della luna su determinate cose, potevano essere la crescita dei capelli, le piante, eccetera eccetera. Ho trovato addirittura che ci sono studi fatti, pubblicati e sottoposti a peer review, quindi a revisione paritaria della comunità scientifica, che hanno come argomento gli effetti della luna sul mercato, sullo stock market, sul mercato dei titoli. Cioè è una roba pazzesca, cioè sì. Veramente sì, guarda su di tutto, cioè di tutto di più, veramente. Vabbè, allora non ho sbagliato di molto, no assolutamente, e ancora oggi lo fanno, figurati. Ecco, e io direi che con questo, per questo pomeriggio, possiamo anche salutarci e ringraziarvi di averci ascoltato. Va bene. Sì, grazie a tutti, a Guido e a tutti quelli che seguiranno questo video. Alla prossima.